Apriamo con l'ampia pagina dedicata alla cronaca, il nostro telegiornale. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa. L'operazione, denominata in codice Monopolium, avrebbe consentito di accertare presunti interessi mafiosi in una serie di appalti pubblici con la complicità di funzionari pubblici e professionisti. Nei confronti di due indagati, una funzionaria del Comune di Misilmeri ed un ingegnere, sono stati disposti dal GIP di Termini Imerese gli arresti domiciliari, mentre 8 professionisti sono destinatari della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di poter esercitare la professione. Per quanto riguarda poi i carabinieri, hanno arrestato Irene Gullo, capo ufficio tecnico del Comune di Misilmeri e Altavilla Milicia, e l'ingegnere Paolino Ricciolo, libero professionista ed ex presidente di un consorzio che raggruppa 13 comuni della provincia palermitana. Secondo i carabinieri, il capo ufficio tecnico in servizio, quando il comune venne sciolto per infiltrazioni mafiose, avrebbe truccato alcuni appalti a favore di Ricciolo. Per alcune opere sia Gullo che Rizzolo dovranno rispondere anche di aver falsamente attestato l'appaltabilità e dunque la fattibilità delle opere, nonostante l'assessorato regionale territorio e ambiente il 25 aprile del 2012 avesse segnalato che la realizzazione di tali opere avrebbero potuto provocare dei fenomeni di esondazione del canale principale. Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato 4 imprenditori, titolari di 2 ditte impegnate nelle attività di raccolta dei rifiuti speciali e Movimento Terra, per associazione a delinquere finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti provenienti da cantieri. I giudici hanno inflitto 4 anni ciascuno a Virginia Maria Rita Cipolla, titolare della ditta Tradecom, Claudio Maria Sferrazza, Maria Rita Sferrazza e Luigi Sferrazza, titolari dell'omonima impresa. Le due aziende erano in possesso delle autorizzazioni per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in cantiere, ma secondo l'accusa, per risparmiare sui costi, li avrebbero abbandonati in una zona di contrada Gessolungo nelle campagne di Caltanissetta, invece di smaltirli secondo quanto prevede la norma di legge. Dalle 7 di questa mattina fino alle 13 sono stati effettuati i servizi di controllo straordinario del Comune di Licata, nel corso del quale sono state impiegate 4 unità del reparto prevenzione crimine di Palermo, un equipaggio della locale sezione anticrimine, 2 equipaggi dell'UTC, 1 della sezione PASI e 2 della sezione polizia stradale di Agrigento. Questi risultati ottenuti: persone identificate e controllate al CED 126, veicoli sottoposti a fermo e controllo 87, 13 i posti di controllo effettuati, 23 le contravvenzioni elevate per infrazioni varie al codice della strada, 4 gli esercizi pubblici controllati, una sanzione e un esercizio pubblico, 2 le carte di circolazione ritirate, un documento ritirato per violazione al codice della strada, in questo caso patente di guida, 3 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, 5 persone sottoposte a controllo di etilometro e altrettante a persone soggette a misure di prevenzione. Intimidazione ai danni di un pasticcere di Licata. Nel corso della notte, ignoti hanno appiccato le fiamme al portone di casa dell'artigiano in via Torquato Tasso, nel quartiere Oltreponte. I danni sono stati lievi, considerato che carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente nella zona ed hanno spento il rogo, ma rimane la preoccupazione per l'accaduto. A Porto Empedocle i poliziotti del locale commissariato, coordinati e diretti dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli, indagano a seguito del tentato suicidio di un ragazzo che ha ingerito un cocktail di farmaci ed è stato scoperto dai genitori privo di sensi all'interno della sua camera. Il ragazzo adesso si trova ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratterebbe di un caso di bullismo, allorché in più occasioni l'aspirante suicida sarebbe stato sbeffeggiato a scuola dai compagni, evidentemente purtroppo con ristrette e limitate capacità intellettive. Cambiamo argomento. Sdritta la mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore regionale Nelly Scilabra, la seduta dell'Assemblea regionale siciliana fissata in appuntamento per domani invece è stata rinviata a martedì prossimo.
Tutto rinviato. È stata fissata per martedì prossimo la seduta dell'Assemblea regionale siciliana, originariamente in programma domani, con all'ordine del giorno la mozione di censura all'assessore regionale alla formazione Nelly Scilabra e l'elezione del vicepresidente dell'ARS, posto lasciato vacante da Salvo Pugliese, il parlamentare di Forza Italia eletto all'Europarlamento. A decidere il rinvio è stata la conferenza dei capigruppo di Palazzo dei Normanni riunita nel pomeriggio. Alla base della decisione l'attesa per la proclamazione di Pippo Gennuso eletto dopo la mini tornata elettorale del Siracusano dei giorni scorsi. Il sì al rinvio è arrivato dai partiti di maggioranza, mentre Forza Italia, PID, Nuovo Centrodestra e Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Slitta di una settimana anche l'altra mozione di censura contro l'assessore alle attività produttive, Linda Vancheri. È una vergogna, una delle tante di questo governo, ha commentato Toto Cordaro, presidente del gruppo PID Grande Sud. Esprimo la mia più convinta contrarietà nei confronti di questo modo di procedere che ha portato all'ennesimo rinvio della discussione della mozione di censura per l'assessore Scilabra. La già consolidata tecnica del galleggiamento da parte di Crocetta e del suo governo sta alla base di questo rinvio che in questa congiuntura e che con le gravi difficoltà in cui si trova la regione diventa a dir poco offensiva nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Il rinvio deciso dalla conferenza dei capigruppo a maggioranza per Cordaro non fa che alimentare le tensioni e risulta poco comprensibile agli occhi dei cittadini. In ogni caso va da sé che la discussione della mozione di censura nei confronti dell'assessore Scilabra non potrà che tenersi solo qualche giorno prima di quella di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. Secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle poi è già partito il Salvanelli. Questi eterni rinvii non convincono per nulla e si vorrebbe capire quali partite si stanno giocando dietro questa continua melina che ha paralizzato per quasi un mese Sala d'Ercole. Da metà settembre, affermano Valentina Zaffarane e Sabatore Siracusa, non si fa praticamente nulla e chissà per quanto la cosa dovrà durare ancora. Non è assolutamente certo, infatti, che la proclamazione degli eletti avvenga a stretto giro di posta. Basta con questa presa in giro, soprattutto per il rispetto di tutti quei siciliani che attendono risposte da questo Parlamento. Vergognose sono anche le dichiarazioni rilasciate da Crocetta che per salvare la Scilabra sarebbe pronto a cambiarle la delega e a spostarla all'assessorato alla ambiente ormai diventato una sorta di parcheggio e non uno dei posti nevralgici della regione. Questa affermazione è doppiamente grave. Da un lato, infatti, Crocetta si fa beffe del Parlamento, dall'altro certifica la sua scarsa considerazione dell'assessore, tuttora in carica all'ambiente, relegato al ruolo del tappabuchi. E torniamo a parlare di cronaca. In via Don Minzoni a Caltanissetta, nel corso della nottata ha preso fuoco l'autovettura Mini Cooper di proprietà di un 61enne LV. Le fiamme domate dai vigili del fuoco hanno danneggiato il mezzo, danni in corso di quantificazione. Alle 1.40 invece, in via degli Orti, per cause in corso di accertamento, è andata in fiamme un'altra autovettura, un'altra Mini Cooper di proprietà di VN di 57 anni. Le fiamme, in questo caso, domate dai vigili del fuoco, hanno danneggiato il veicolo ed una Fiat Panda che si trovava parcheggiata accanto. Danni in corso di quantificazione, in entrambi gli episodi indagini in corso. Un 14enne di Agrigento è stato sorpreso alla guida di una moto ape carica di ferraglia e di due tombini. I poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento lo hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per l'ipotesi di reato di furto e guida senza patente. Sul cassone della moto ape, intestato al padre, gli agenti hanno trovato due tombini in ghisa asportati poco prima dalle vie del centro della città. Sono gli agenti del commissariato Frontiera, coordinati dal dirigente Cesare Castelli, ad indagare sull'incendio che ha danneggiato un mezzo dell'impresa edile Volpe Gru, impegnata in lavori di demolizione di un edificio pericolante in via Loro a Porto Empedocle, che da circa una settimana la ditta è al lavoro nel sito su commissione del Comune. I danni non sono stati ancora calcolati, ma non sono gravi. A quanto pare per la polizia le cause del rogo sono da accertare. Dinanzi ad un presunto atto intimidatorio venuto alla ribalta nelle ultime ore, si impone una netta e forte presa di posizione da parte delle istituzioni tutte affinché siano assicurati alla giustizia i presunti autori di questi vili gesti. Il Comune dichiara fin da adesso che intende costituirsi parte civile in eventuali giudizi che ne dovessero scaturire. Così lo dichiara il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Filetto, a proposito dell'incendio dell'automezzo della ditta incaricata dall'amministrazione comunale di effettuare i lavori.
In arrivo altri 10 DASPO per altrettanti sostenitori dello Sciacca Calcio. Il commissariato di polizia è riuscito a identificare un secondo gruppo di tifosi che lo scorso 6 settembre sarebbe entrato abusivamente allo stadio Gurrera, prima gara di campionato che ha visto impegnato i verde-nero contro il Castellammare. I primi 10 sono stati individuati dagli agenti già pochi giorni dopo la partita, che avrebbe dovuto disputarsi senza la presenza di pubblico. Il provvedimento che terrà lontani i tifosi dalle tribune scaturisce dal fatto che in quell'incontro, a causa dell'inagibilità, nessuno poteva assistere alla partita. Porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Questa ipotesi di reato, per la quale è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, GV, nei suoi iniziali, 33 anni, di Gela, che a seguito di un controllo mentre era alla guida di una Fiat 500 sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato dai carabinieri di Licata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm con una lama di 7, immediatamente sottoposto a sequestro, non avendo l'interessato fornito esaustive giustificazioni sul porto dell'arma bianca in relazione alla circostanza di tempo e luogo del rinvenimento. Stessa ipotesi di reato a carico di DMG, 31 anni, di Riesi, trovato dai carabinieri nel villaggio Musè durante una perquisizione al veicolo sul quale viaggiava, con un coltello da punta e taglio di 23 cm ed una lama di oltre 10. Per guida senza patente perché mai conseguita, a Ribera è stato segnalato agli organi competenti un minore trovato alla guida di un ciclomotore Piaggio Zip di proprietà di uno dei genitori. Analoga infrazione a Sciacca è stata rilevata a carico di CG, 58 anni, trovato dai carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia a condurre la propria Vespa Piaggio senza titolo di guida. Conseguentemente il veicolo è stato sequestrato ed affidato in custodia ad una ditta convenzionata della zona. Cambiamo di nuovo argomento. Per più di 15 anni hanno lottato con tutte le loro forze affinché potessero frequentare una scuola degna di questo nome. Alla fine hanno vinto la loro battaglia. Sono gli studenti dell'IPA Marconi di Canicattì a cui sono stati concessi da parte dell'amministrazione comunale i locali del centro sociale di Contrada Bastianella. Dopo tante battaglie, dopo tante manifestazioni che avete fatto, dopo tante sollecitazioni, finalmente è il caso di dirlo, siete in una scuola che si può chiamare tale. Avete riacquistato la vostra dignità di studenti dell'IPA Marconi. Questo è vero, dopo molte sconfitte noi siamo ritornati alla nostra normalità, solo che c'è il disagio dei molti ragazzi che vengono da Larga Ossa che è per la strada, ma speriamo che il nostro comune ci dia un piccolo contributo anche per un autobus, una corriera che dà aiuto ai nostri ragazzi pendolari. A parte questo problema che tra virgolette potrebbe essere secondario, sì, ma che non lo è, penso che possa essere anche risolto, la situazione dal punto di vista logistica e strutturale è completamente cambiata, è diversa. Questo sì è vero, comprendo l'anno scorso, quest'anno siamo in paradiso, cioè siamo nella normalità. Ecco, qui le classi sono luminose, sono pulite, c'è in sostanza aria di nuovo. Sì, questo sì, infatti noi ci troviamo molto bene, infatti ci stiamo iniziando a ambientare nella situazione e mi fa molto piacere che i ragazzi si convolgono anche a venire, perché prima non venivano molto l'anno scorso, anzi si ritiravano, infatti anche molti ragazzi di Licata sono venuti di nuovo. A chi vi sentite di rivolgere un grazie per aver risolto il problema? Allora, per intanto all'amministrazione comunale. E poi soprattutto anche al nostro docente, professore Rizzo, perché ci ha dato, ha combattuto molto, e soprattutto anche al professore Capizzi, che è il nostro direttore. Ma anche un grazie a tutti gli alunni, a tutti i ragazzi che hanno sopportato anche con la pioggia, con tutto, questa situazione. Dopo il silenzio di questi giorni, dettato da sentimenti di sgomento, rabbia e dolore, insieme per San Giovanni, pur manifestando cordoglio e vicinanza alla famiglia Lena, ritiene opportuno fare un distinguo tra la morte di Angelina e Concetta, barbaramente uccise, e il suicidio del giovane Mirko, autore del duplice delitto. Il lutto cittadino andava proclamato esclusivamente il giorno del funerale delle due innocenti vittime, ovvero di madre e figlia, la cui morte ha sconvolto le coscienze di una comunità intera. E non solo. Pertanto, rivolgendosi al sindaco, avrebbe dovuto avere la consapevolezza ed il coraggio di distinguere gli eventi. Altra cosa è la solidarietà,
un'altra la giustizia divina. A Tindari, nel Messinese, i carabinieri hanno arrestato due persone, rispettivamente di 50 e 58 anni, entrambi residenti a Catania, fermati poco dopo aver rubato le offerte del santuario mariano. I due uomini, già da alcune settimane, erano stati notati recarsi più volte in santuario a seguire la messa. I carabinieri, cui era giunta una segnalazione, hanno organizzato servizi di appostamento, riuscendo alla fine a bloccarli in azione. Mentre uno dei due faceva da palo all'esterno della chiesa, l'altro si avvicinava alle cassette delle offerte e in pochi istanti, con una molla e del nastro adesivo, estraeva le banconote che si trovavano all'interno. I carabinieri hanno trovato addosso ai due 600 euro in contanti, oltre agli attrezzi usati per il furto. E i carabinieri di Saponara, un piccolo centro in provincia di Messina, hanno arrestato un uomo di 36 anni con l'accusa di aver picchiato il figlio di 5 anni. L'uomo avrebbe percosso duramente il bambino. Colpa del piccolo, quella di rifiutare del cibo a cena. Il bimbo ha subito traumi al viso, giudicati guaribili in 10 giorni. Ad evitare conseguenze peggiori sono stati i familiari che hanno trattenuto il padre ed hanno chiamato il 118. Anche qualcuno di loro ha riportato escoriazioni e contusioni che sono state giudicate guaribili dai sanitari in 7 giorni. A denunciare tutti i carabinieri è stata la madre, che ha spiegato come questo non fosse un episodio del tutto inedito. Sono stabili, ma restano gravi le condizioni di uno dei 5 operai travolti ieri da un tir sull'autostrada Catania-Siracusa in territorio di Lentini. 3 di loro sono morti, mentre uno degli operai, tutti dipendenti della Covir, che lavoravano per conto dell'ALAS, è rimasto miracolosamente illeso. Nell'incidente l'uomo, un 36enne di Cesarone, il messinese, ha subito lesioni multiple da schiacciamento agli arti inferiori. Soccorso dal 118 e trasportato nelle ambulanze all'ospedale Cannizzaro, dove è entrato nel pomeriggio al Trauma Center in codice rosso, il giovane è stato operato da un'equipe di ortopedici, chirurghi vascolari e chirurghi plastici. Il complesso intervento si è protratto nella notte. Dalle prime ore della giornata il paziente si trova in osservazione, costantemente monitorato nell'area dell'emergenza del nosocomio Cannizzaro, in attesa di poter essere ricoverato in rianimazione. Le condizioni dell'uomo sono giudicate stabili dai medici, che comunque, data la gravità del complessivo quadro clinico, mantengono riservata la prognosi. Un presunto raggiro organizzato facendo leva sul nome dell'allora eurodeputato, oggi presidente della regione, Rosario Crocetta. Così a processo è finito il siracusano Maurizio Di Benedetto. È accusato di aver prenotato biglietti aerei a nome dello stesso Crocetta, accreditandosi come agente di polizia della sua scorta personale. Si presentò in agenzia, ha spiegato la giovane titolare dell'attività visitata dal presunto poliziotto, chiedendomi 4 biglietti aerei per Bruxelles. Ho subito prenotato 2 biglietti, gli altri li avrebbe ritirati, almeno così mi disse, il giorno successivo. Nonostante i circa 1000 euro anticipati attraverso la mia agenzia viaggi, non ho ricevuto nulla. Non si presentò nessuno, e così dallo staff personale dello stesso Crocetta mi consigliarono di sporgere denuncia. Nessuno conosceva questo presunto agente di polizia. Del presunto poliziotto si persero le tracce. Il funzionario sentito ha confermato che l'imputato, già all'epoca dei fatti, vantava precedenti penali per episodi dello stesso tipo. La decisione da parte del giudice Emanuela Matta potrebbe arrivare a conclusione della prossima udienza, fissata per il 28 di aprile. Reato prescritto e medico finito sotto processo assolto. La decisione sul caso del professionista Giovanni Di Benedetto è stata pronunciata dal giudice Chiara Raffiotta. L'imputato è finito a processo con accuse di esercizio abusivo della professione di farmacista. Stando ai magistrati della procura, avrebbe venduto farmaci destinati al dimagrimento all'interno di uno studio avviato in città. Il suo organo di fiducia, l'avvocato Tuccio, ha escluso la sussistenza del reato, tanto da rigettare anche l'opzione della prescrizione. La DIA di Palermo, dopo i sequestri effettuati a partire da maggio 2013, che hanno interessato il patrimonio del valore di oltre 38 milioni di euro di Salvatore Vetrano, imprenditore palermitano di 43 anni, ha eseguito un ulteriore sequestro di 3 società di prodotti ittici surgelati, la MAS di Mirolla Marco, la ditta individuale Salvatore Vetrano e da Damiano SRL, per un valore di 3 milioni. Vetrano, considerato vicino a Gianfranco Puccio e Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capomafia Totò, è ritenuto un collettore di interessi mafiosi nel settore in cui opera, anche tramite i suoi familiari.
I poliziotti della sezione volanti della questura di Caltanissetta, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un nisseno, Giuseppe Stella, 66 anni, cui gravano precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza, danneggiamento, lesioni personali, in quanto resosi responsabile dei reati di tentato omicidio e danni di un pensionato nisseno di 67 anni, nonché di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel particolare, il Stella, dopo un diverbio per dissidio di vicinato, ha avuto poco prima con la vittima, è salito sulla propria autovettura, investendo volontariamente la vittima e lasciandola a terra privo di sensi. Cambiamo argomento, è stata alquanto produttiva la riunione del Consiglio Comunale di Naro. Il civico consesso infatti ha approvato i più importanti atti di programmazione per il 2014 e del triennio 2014-2016. Proficua seduta del Consiglio Comunale di Naro che in un paio d'ore ha approvato i più importanti atti di programmazione dell'anno in corso e del triennio 2014-2016. Presieduta da Lillo Ferraro, la seduta ha fatto registrare la presenza del sindaco Calogero Cremona, della giunta al completo con il vice sindaco Lidia Mirabile, gli assessori Sara Incardona, Fabio Schembri e Tito Novella, nonché del presidente del Collegio dei Revisori Enza Barberi e del revisore Maria Cangemi. Con 8 voti favorevoli della maggioranza, i consiglieri Palmeri, Lisinicchia, Riolo, Mirabile, Ferraro, Cangemi, Incardona e Trupia, è stato così approvato il programma triennale, l'elenco annuale delle opere pubbliche, che prevede interventi nei plessi delle scuole medie Riolo Specchi e Sant'Agostino e nella scuola dell'infanzia di San Calogero. Ed ancora il completamento del centro sociale, quello dell'impianto di canottaggio del lago San Giovanni, la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana ed altri lavori. Sempre con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari della minoranza, i consiglieri Bellavia, Scanio, Passarello e Gallo, sono stati approvati anche il piano delle alienazioni e della valorizzazione immobiliare, il piano di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per il triennio 2014-2016, il piano di attività per la valorizzazione dei beni culturali, la promozione turistica e le festività di interesse locale. Infine, dopo un'ampia relazione dell'assessore alle finanze Fabio Schembri e il parere favorevole dei revisori, è stato approvato a maggioranza anche il bilancio di previsione che prevede entrate e uscite a competenza per più di 11 milioni di euro. L'approvazione del programma delle opere pubbliche e del bilancio di previsione, a giudizio del sindaco Lillo Cremona, costituisce un punto fermo per poter continuare a lavorare. Nonostante le ristrettezze finanziarie che incombono sempre più per far quadrare i conti e il bilancio, non abbiamo inasprito l'imposizione fiscale tenuto conto della crisi economica e sociale in cui versa la collettività narese. Torniamo a parlare di cronaca, dovranno ricostruirgli la quarta vertebra lombare esplosa nell'incidente stradale autonomo avvenuto domenica mattina sulla 117 bis Gela Catania. I chirurghi devono inoltre stabilire se i resti ossei hanno causato ulteriori problemi all'addome. Questo è il primo verdetto del quadro clinico di Rocco Tandurella, il centauro di 24 anni, che domenica mattina ha finito il suo raduno in moto in una sala operatoria. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 che lo aveva trasferito a bordo di un'ambulanza medica presso il pronto soccorso di Gela. I sanitari, dopo un'attenta indagine, una mirata ispezione e anche della lastra dell'esame effettuato con la TAC, avevano deciso di trasferire il motociclista nel più attrezzato presidio ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta. Sarà l'equipe sanitaria nissena ora a decidere il da farsi. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della polizia stradale. Un tragico destino ha colpito la famiglia Solito di Gela, una delle tante che per motivi di lavoro risiede in Emilia-Romagna. Zio e nipote uniti da un destino crudele, morti a distanza di 4 mesi l'uno dall'altro e peraltro in 2 incidenti stradali. Si svolgeranno intanto oggi i funerali di Giuseppe Solito, 32 anni, morto nello schianto con un tir in via destra canale Mulinetto a Ravenna. L'uomo, 32 anni, alla guida di una Citroen Xara, si è scontrato con un tir. Da una prima ricostruzione fatta alle forze dell'ordine è emerso che la vittima viaggiava in direzione Ravenna-Punta Marina quando un camion ha iniziato la manovra di immissione da una via secondaria sulla strada principale. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al 32enne. Fabiola Solito, la mamma di Jonathan, il bambino morto in incidente, nonché sorella di Giuseppe, ha postato su Facebook una foto di zio e nipote scrivendo: adesso te ne prendi cura tu, per sempre, nel mio cuore.
I carabinieri hanno arrestato un 43enne di Catania per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A denunciare l'uomo è stata la moglie, sua coetanea, dopo l'ennesima violenza subita, che l'ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. I medici gli hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per far luce sulla morte di una neonata avvenuta nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civico del capoluogo siciliano. 4 i medici indagati. Il pubblico ministero che si occupa del caso ha disposto l'autopsia sul cadavere della piccola. L'indagine è stata avviata in seguito alla denuncia presentata dai genitori. La sala operativa della Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Porto Empedocle ha coordinato le operazioni di trasbordo e sbarco di 218 migranti, tra cui 37 donne e 5 minori, recuperati in 2 distinti eventi del Canale di Sicilia dal mercantile liberiano Humboldt Bay. L'unità di 148 metri di lunghezza e 9.070 tonnellate di stazza lorda in trasferimento priva di carico dal porto libico di Coms a Gibilterra, su disposizione della centrale operativa del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto, era stata dirottata a 35 miglia a largo delle coste. Le operazioni, rese particolarmente difficili dalle sfavorevoli condizioni meteomarine, hanno potuto avere inizio in sicurezza solo dopo mezzogiorno. I migranti, tutti provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan, Mali e Senegal, sono risultati complessivamente in buone condizioni di salute. Solo una donna, che ha dichiarato di avere partorito a bordo di un barcone, ha fatto ricorso alle cure dei medici. 2 sole persone per controlli e attività di polizia giudiziaria in tutta la Sicilia e la vigilanza della regione sulle trivellazioni diventa quasi del tutto inesistente. Questa è la drammatica realtà venuta fuori da un'audizione tenuta dalla Commissione Ambiente dell'ARS, convocata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri. Volevo avviare un confronto con esperti, amministratori cittadini e URIG, che è l'organo di vigilanza nel settore estrattivo per gli idrocarburi in Sicilia, per avere un'idea dello stato delle ricerche nell'isola e delle autorizzazioni e per denunciare alcuni aspetti della legge regionale che ne disciplina la prospezione, ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi. Legambiente applaude al pacifico arrembaggio che Greenpeace ha effettuato sulla piattaforma Prezioso nel Golfo di Gela, dove dovrebbero sorgere 2 piattaforme dell'ENI, contro le quali Legambiente, insieme ad altre associazioni ambientaliste, all'Anci Sicilia, a diversi comuni e alle associazioni della pesca, ha presentato ricorso al TAR del Lazio. Legambiente ritiene che fermare la deriva petrolifera è nell'interesse generale del Paese e di gran parte dei settori economici più lungimiranti. L'autonomia speciale è diventata solo causa di ritardi, danni e ostacoli all'attività di impresa, tradotto un freno allo sviluppo della Sicilia. Nel settore dell'edilizia, da ben 13 anni, la Regione si rifiuta di recepire, malgrado i continui solleciti dell'Anci Sicilia, le semplificazioni decise dal Parlamento nazionale e contenute nel decreto numero 380 del 2001, né legifera in materia. Di conseguenza, queste e tutte le altre semplificazioni che a cascata sono contenute nel decreto del fare e nello sblocca Italia e Sicilia, non si applicano. Ne potrebbero essere le novità che saranno apportate al testo unico dell'edilizia predisposto dal Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi. Ci saranno pure Beppe Grillo e l'attore palermitano Claudio Gioè alla Sfiducia Day del 26 ottobre prossimo, la manifestazione di piazza organizzata dal Movimento 5 Stelle per mostrare a Crocetta il malcontento dei siciliani verso la sua azione di governo, con una grande raccolta di firme che andrà simbolicamente a corredo della mozione di sfiducia che il Movimento depositerà all'ARS contro il governatore. Domenica 19 ottobre, per la prima volta in Sicilia, si terrà al Teatro Sociale di Canicattì uno spettacolo dedicato anche alle famiglie. Il Teatro Umbro dei Burattini metterà in scena la favola di Pinocchio. Lo spettacolo avrà inizio alle 16.30 e ripetuto alle 18.30. L'intervista. Il Teatro Umbro dei Burattini, la nostra compagnia, è per la prima volta in Sicilia con lo spettacolo Pinocchio, le avventure di un sognatore. Saremo a Canicattì al Teatro Sociale domenica 19 ottobre con 2 spettacoli. Il primo spettacolo alle ore 16.30 e il secondo alle ore 18.30.
Il nostro spettacolo Pinocchio, le avventure di un sognatore, rispetta la tradizionale favola di Pinocchio, però abbiamo dato anche una connotazione un po' moderna, infatti Pinocchio conosce i sogni e i giochi dei bambini degli anni 2000. Poi saranno presenti tutti i personaggi della favola di Pinocchio, dal grillo parlante, Geppetto, Mangiafuoco, il gatto e la volpe. Per esempio nel nostro spettacolo il gatto e la volpe sono rappresentati come due investitori finanziari che cercano di imbrogliare Pinocchio e di rubargli le famose monete d'oro. I burattini sono stati costruiti da un anziano artigiano torinese che dopo un po' di richieste, all'inizio non voleva accontentarci, è riuscito a produrre questi 11 burattini che poi non sono i burattini tradizionali di piccole dimensioni, ma utilizziamo dei burattini di un'altezza di circa 80-90 centimetri, quindi sono adatti anche per spazi teatrali di una certa importanza, tutti fatti a mano, disegnati nella testa di legno, colorati a mano, e quindi sono delle vere e proprie opere d'arte. Abbiamo curato anche molto l'aspetto musicale con tutte musiche originali di un musicista che ha collaborato anche con Lucio Dalla e il nostro amico Paco, le scenografie disegnate sempre in dei bei fondali, insomma uno spettacolo di burattini curato e per la prima volta in Sicilia, non siamo mai venuti in questa splendida regione e quindi speriamo di ricevere l'accoglienza buona anche a Canicattì domenica al Teatro Sociale. Per chi volesse altre informazioni possiamo ricordare il nostro sito che è teatrodeiburattini.it oppure la pagina Facebook Teatro Umbro dei Burattini. Quindi Pinocchio, le avventure di un sognatore al Teatro Sociale a Canicattì. Grazie a voi per l'ospitalità. La cucina del riso è il titolo del volume che sarà presentato oggi alle 16.30 presso l'Aula Magna del Circolo Didattico Don Bosco. L'iniziativa è promossa dalla delegazione di Canicattì dell'Accademia Italiana della Cucina, guidata dal dirigente scolastico Rosa Cartella. Volendosi dare al tema un profilo storico, si è affidata la trattazione alla storica canicattinese Gabriella Portalone, già docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Palermo. La manifestazione è aperta al pubblico. Questa sera Striscia la Notizia su Canale 5, Stefania Petix ed il Bassotto ha smascherato un trofeo rally intitolato alla memoria di un condannato in primo grado per mafia. Si tratta del trofeo Milcar, pseudonimo di Carmelo Milioti, cittadino di Favara, morto nel 2003, che oltre ad essere un appassionato di auto e rally, nel 2002 era stato arrestato e condannato in primo grado per il 416 bis. Milioti, indicato come uomo di Giovanni Brusca, era ritenuto il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra nell'Agrigentino e venne ucciso mentre era dal barbiere a colpi di lupara. L'amministrazione comunale di Campobello di Licata ha al lavoro per preparare il piano di riequilibrio finanziario da presentare al Ministero dell'Interno e cercare di salvare il comune dal default. Sono stati infatti positivi gli incontri che il sindaco Gianni Picone, il dirigente degli uffici finanziari Antonio Pitrola, hanno avuto a Roma, dove si sono recati nei giorni scorsi per incontrare i funzionari del Ministero dell'Interno. Nella serata di ieri, con 13 voti a favore, 5 astenuti e 12 assenti, il Consiglio Comunale di Licata ha approvato il conto consuntivo 2013, la relazione tecnica e quella sul rendiconto della gestione 2013. Due soli, relativamente all'argomento posto all'ordine del giorno, gli interventi registrati nel corso della seduta, una del consigliere Angelo Sambito che ha motivato il sì all'approvazione degli atti, l'altro del consigliere Sica che invece ha spiegato le ragioni dell'astensione al voto. Ed è stata convocata per domani alle 19 la nuova seduta del Consiglio Comunale di Canicattì. All'ordine del giorno la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2014-2017, la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto nuove modifiche da apportare al regolamento edilizio della variante generale al PRG, proroga della Commissione Consiliare d'Indagine su Girgenti Acque, proposta di deliberazione consiliare per riconoscimento debiti fuori bilancio e poi l'approvazione del progetto definitivo relativo alla sistemazione strade incontrata a Giarre, secondo stralcio di collegamento. Domani sera alle 22 presso il Palamoncada, terza partita di campionato in A2 Gold contro Tezenis Verona, una squadra che in questo momento è nell'otto delle favorite, lo dichiara il coach Franco Ciani, è quella che sta esprimendo le cose migliori, viene da due vittorie con diversi punti di scarto ed è una squadra in condizione ottimale. Continua la collaborazione intanto della Fortitudo Moncada Agrigento con Emergency, anche questa volta sarà allestito un piccolo punto di informazioni per sostenere le attività dell'associazione.
Si terrà domenica 19 ottobre alle ore 16.30 presso il palazzetto dello sport Setta Livatino di Canicattì, il primo torneo Uva Italia IGP di Canicattì. Si tratta di un triangolare di pallavolo femminile categoria Serie D regionale. Vi partecipano la SD Antares Siracusa, il Nike Pallavolo di San Cataldo e il club Polisport Uva Italia IGP di Canicattì. L'ingresso alla manifestazione, patrocinata dal Comune, è gratuito. Una comunicazione di carattere sociale: a Canicattì la farmacia di turno per la giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre, è quella di Savatteri, viale Regina Margherita. Il recapito telefonico 0922 85 17 43. Adesso chiudiamo con il meteo secondo Salvo. Oggi un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione, garantendo tempo nel complesso stabile ed assolato ovunque. Gli addensamenti in transito saranno di poco conto, in prevalenza alte stratiformi, ma senza arrecare fenomeni degni di nota. Temperature sopra le medie del periodo, con clima caldo, massime fino a 30 gradi, venti in prevalenza da sud, anche moderati, in rotazione da ovest-sud-ovest sulla Sicilia occidentale, mali in prevalenza mossi. Le previsioni di oggi a Canicattì: nuvoloso per velature e stratificazioni, anche compatte, con vento a 23 km orari dal pomeriggio e temperatura tra 17-15 gradi di minima, 27-26 gradi di massima. Ecco, questo è tutto. Grazie come sempre per aver preferito l'informazione di Teleradio Canicattì. Appuntamento alle prossime edizioni. Buon proseguimento con i nostri programmi.